canale di finanziamento diretto aperto a tutti, anche via internet, per sostenere imprese giovani e innovative che non riescono a trovare la visibilità vincente. A Iesi è stata presentata una delle prime aziende d'Italia che ha deciso di andare a caccia di capitali sul web. È stata fondata da due giovani ricercatrici, si occupa di biologia e alimentazione. Ce ne parla Flavia Fazzi. Un'idea che parte dal destrano, molecola naturale oggi utilizzata principalmente nell'industria farmaceutica per i suoi elevati costi. Giulia Cinti e Alessandra Micozzi, due giovani uscite dall'Università Politecnica, hanno unito le loro competenze nei settori della biologia e dell'economia d'impresa. Il loro brevetto è del febbraio 2014, un modo molto più economico e naturale per la produzione del destrano, che apre la strada a nuovi impieghi, dagli alimenti senza glutine alla pasticceria alla cosmesi. La loro BioErg, che da 3 anni è una delle 7 imprese innovative che vengono testate all'interno dell'incubatore nato nell'area dell'ex superficie di Iesi, si presenta così al pubblico. Un evento ufficiale battezzato dal presidente di Confindustria Marche Nando Ottavi e dal presidente di Eridania Sagam Massimo Maccaferri. Per questa nel settore delle biotecnologie, la raccolta di capitali parte sulla piattaforma online della società Next Equity Crowdfunding Marche. Per Equity Crowdfunding si intende appunto un finanziamento collettivo dove chiunque potrà sottoscrivere azioni o quote di imprese. L'obiettivo della raccolta, che durerà 4 mesi, è di 452.576 euro, risorse che serviranno a finanziare un nuovo laboratorio. I progetti non mancano. La BioErg, per esempio, ha già attirato l'attenzione di una multinazionale americana che produce bevande energetiche.